Accogli benigno, Signore, le offerte del tuo popolo. Tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo, guidaci alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ci alziamo. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. In Lui morto è redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta in coro l'inno della tua gloria. Questo momento della messa è il momento più grande. È qui che noi dobbiamo porre la domanda: sei forse tu Gesù? Sì, Gesù ci risponde, sono io. Dobbiamo ascoltarlo. Ci mettiamo in ascolto, evitiamo le distrazioni. Perché Gesù sta passando, ma si vuole fermare in ciascuno di noi. Non deve passare via, lo devo accogliere. Viene per me. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Diciamo insieme: Signore mio e Dio mio, Signore mio e Dio mio. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Signore mio e Dio mio, Signore mio e Dio mio. Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, i vescovi delle nostre diocesi e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, San Giovanni XXIII, Giovanni Paolo II e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Adesso ci diamo tutti la mano perché ci vogliamo bene e siamo uniti attorno a questo altare assieme a Gesù che è qui davanti a noi e vogliamo pregare per tutte le nostre comunità, per tutti i nostri oratori, per tutti i nostri preti. Ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Prima di darvi la benedizione, quello che succede nelle vostre parrocchie succede anche qua. C'è il parroco nella vostra parrocchia?
e io sono il parroco del CSI. E con me c'è padre Giorgio, che ringrazio, padre Cappuccino di Crema, che è qui insieme, ci sono anche i suoi. Io invece sono un prete della diocesi di Milano, sono parroco di 3 parrocchie e faccio l'assistente del CSI della regione Lombardia. E ci sono qui anche i miei ex parrocchiani di Lecco, che sono là, i miei ex parrocchiani. Adesso sono da un'altra parte a fare il parroco. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e portate a casa il saluto della Presidenza regionale, e penso portate a casa anche l'emozione di queste giornate in cui avete gareggiato e, credetemi, avete vinto tutti. Avete vinto tutti, perché la vittoria più bella è stare insieme, è camminare insieme, è giocare insieme, è volersi bene, perché nel volersi bene tu incontri Gesù, riconosci Gesù e segui Gesù. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace, alleluia. Buona settimana a tutti.